Bisogna esprimere gratitudine a un ciclismo sano, molto capace, ripeto, a livello organizzativo anche una buona eccellenza, per cui, come dire, sta coniugando sempre di più la bicicletta e il ciclismo con gli eventi, con i grandi eventi, compreso il Giro d'Italia, con le due tappe che ci saranno a maggio, anche per ricordare la tragedia dell'Aquila dopo 10 anni, per cui il ciclismo a memoria, non dimentica. E devo dire che questi eventi poi impattano anche a livello turistico, perché la bicicletta oggi è uno strumento straordinario di valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, culturali e anche agroalimentari, che qui siamo una casa di un'eccellenza, le Cantine Tollo, per cui credo che grazie alle biciclette vengano valorizzate tutte queste eccellenze territoriali. Altro motivo di soddisfazione per l'Abruzzo, la partecipazione che è arrivata tramite questa wildcard alla Corsa Rosa per la Nippo Vinifantini, una formazione professionistica chiaramente giapponese ma anche abruzzese, con il cuore abruzzese, anche di Rocco ovviamente sarà soddisfatto, no? Ah sì, lo fui quando nel primo anno forse mancavano i meriti per essere iscritti al Giro d'Italia e spingemmo perché lo facesse, l'aveva fatto. Dopo, insomma, mi è dispiaciuto questi ultimi 2 anni, soprattutto di qualche parola di troppo lo scorso anno, non meritata, però evidentemente anche l'organizzatore deve Tutto è pensare. pianato, sì. Sì, assolutamente, lo sport e poi soprattutto quello che gira su una ruota ci si ritrova sempre, ci mancherebbe altro. Più qualità c'è in questa squadra, secondo Di Rocco? Beh, quest'anno sì, onestamente ci sono tre punte, a parte il nome di Moser, che è comunque un ragazzo che grazie alla nazionale ha ritrovato motivazione e via dicendo, una gara a cronometro, per cui credo sì, come dire, l'assegnazione a wildcard è capitata proprio nell'anno in cui la squadra si è rinforzata, quindi c'è anche, come dire, un peso tecnico, di maturità tecnica che meritava di correre il Giro d'Italia. Presidente, perché in Italia non ci sono più le formazioni Pro Tour? Ma io credo che sia un problema economico che riguarda tutto il settore italiano. L'Italia si tiene su grazie alle medie aziende. Devo dire che sulle medie squadre, con le professional, ne abbiamo quattro, per cui su quelle siamo competitivi con le nazioni d'avanguardia tipo il Belgio, tipo la Francia. Le sponsorizzazioni mancano, la crisi economica si sente, se ci sono aziende che chiudono e persone che cercano lavoro, evidentemente lo spaccato economico italiano è questo. Ne paga anche il ciclismo, che forse fra i tanti è rimasto più ancorato a una certa tradizione. Oggi si valorizzano più sport di motore, di motociclismo, di automobilismo, però mancano risorse economiche, però insomma il ciclismo viaggia su risultati importanti e come popolarità, dico, credo, ma lo dicono gli indicatori di stato, dopo il calcio ci siamo anche noi.